Oggi è una giornata molto fredda e uggiosa. Fuori c'è un grado e ha fatto qualche fiocco di neve, quindi questa è la, sì, la prima nevischiata dell'autunno 2023. Potrebbe essere di buon auspicio, magari, per un inverno che si spera sia un inverno vero. E allora, un po' per queste condizioni atmosferiche un po' perché sono anche un po' malandato col raffreddore, oggi volevo approfittarne per parlare dell'argomento tecnologia perché ho ricevuto nei commenti eh, ogni tanto eh, delle richieste, delle curiosità e qualcuno che è rimasto stupefatto del fatto che magari ho la connessione internet e posso fare tutta una serie di cose. Io sono pro-tecnologia, quindi... Non sono assolutamente un nostalgico. Anche se devo dire mi piace moltissimo la rusticità, mi piace moltissimo anche la tecnologia del passato, cioè i classici sistemi tradizionali. Quindi io faccio andare di pari passo entrambe le cose: innovazione tecnologica e tradizione per quanto riguarda eh, tutto quello che si può utilizzare, soprattutto in questo contesto, nella baita. Quello che cerco di fare è di rendere due, le due cose indipendenti una dall'altra, cioè nel momento in cui non si può usufruire della tecnologia per qualsiasi motivo, questo posto deve essere comunque in grado di essere autosufficiente e fornirmi tutti i servizi necessari senza la tecnologia, quindi che si tratti di calore, che si tratti di luce e così via. Però a mio parere, soprattutto oggi, l'innovazione tecnologica ha fatto dei passi da gigante incredibili. E di conseguenza si possono ottenere tutta una serie di servizi anche in posti molto remoti che ci rendono la vita molto più semplice e anche molto più piacevole, a patto di non diventare dipendenti da queste tecnologie. Con dipendenza intendo in modo eh, veramente in modo compulsivo, quindi non riuscendo a fare assolutamente a meno. Se invece questa tecnologia la, la riusciamo a sfruttare in modo piacevole, cioè se ci dà del benessere. Allora secondo me è positiva. Ovviamente bisogna distinguere ehm. anche le situazioni, cioè, se vado un weekend a fare un giro in montagna, vado in montagna per godermi la montagna, non vado in montagna per utilizzare la tecnologia che posso utilizzare già tutti i giorni. Qui, in questo contesto, contesto eh, passandoci più tempo e, soprattutto, passando anche delle giornate, per esempio, come queste in inverno, le giornate diventano molto più corte e c'è meno tempo mh. per fare attività all'aperto, qualche passatempo tecnologico sicuramente torna utile. C'è anche da dire che ormai la connettività arriva dappertutto, quindi eh, qui eh, non sono in una zona particolarmente remota, sono al margine della valle e di conseguenza eh, il segnale arriva bene o male in tutta la valle, oltretutto arriva un segnale telefonico, internet eh, di qualità perché abbiamo un 4G. E, e di conseguenza eh, la connettività è anche molto performante. Ormai si, si può stare dare, senza sì. avere una connettività: sono le zone interne del parco della Val Grande e delle montagne un pochino più defilate oppure cime particolarmente alte, comunque posti. Sempre remoti, anche se delle volte devo dire sono stati in posti molto remoti in cui la connettività c'era. Non starò a dilungarmi troppo sull'impianto fotovoltaico di accumulo che già ho mostrato in altri video. Comunque, nel caso voleste avere delle informazioni in più o magari un video dedicato, lasciatemelo scritto nei commenti e possiamo approfondire. Comunque ho dei pannelli fotovoltaici all'esterno che, tramite un cavo interrato, portano la corrente in ingresso a questa centrale che ha 9 kWh abbondanti di accumulo quindi con questi 9 kWh sono in grado a batteria piena di poter andare avanti per 3-4 giorni abbondanti in base a quello che si, che si fa quindi questo mi garantisce una buona indipendenza energetica per far funzionare tutti quanti gli apparecchi tecnologici la cosa che ho acquistato abbastanza di recente è questo Modem, router, eh, wifi con sim integrata, quindi noi inseriamo una sim telefonica all'interno di questo modem, che è un modem come quello domestico, diciamo. Pagando quindi anche delle tariffe abbastanza irrisorie che stanno su 6, 7, 8 euro al mese, abbiamo internet in modalità wifi. Da trasmettere a tutta la baita, questo ci permette di avere tutta una serie di servizi. Piccola parentesi, io per cercare di limitare al massimo i consumi energetici sto utilizzando tutto tramite la 12 volt, quindi tramite un adattatore USB a 12 volt faccio funzionare il modem, e tutti gli strumenti che funzionano in modo continuativo, anche quando io non sono qui, funzionano con la 12 volt, quindi la corrente alternata l'attivo solo quando sono presente qui sul posto praticamente e questo permette di avere anche in periodi di maltempo prolungato di avere un'ulteriore estensione dell'autonomia dell'impianto che ci permette quindi anche di far andare in modo passivo eh, il modem e tutto quello che c'è collegato per eh, lungo, lunghi periodi. Quindi al modem per esempio ho collegato la centrale meteo che vedete qui che mi dà dei dati Molto utili, registrando tutto eh, lo storico dei dati di temperatura, di piogge e così via, tramite l'applicazione che posso consultare da remoto, quindi ovunque io sono eh, apro l'applicazione e posso vedere in quel momento che temperatura c'è in baita, se sta piovendo e eh, durante la notte, per esempio, cosa ha fatto a livello di temperatura, a livello di precipitazioni. Questa è una cosa che a me piace molto ed è, la trovo molto interessante. Questo è uno degli strumenti tecnologici comandabili da remoto. Qui, sotto dove sono seduto io, c'è un frigorifero 12V a compressore che ho già mostrato in un video precedente. Magari ve lo lascio qua sopra, così se vi interessa approfondire potete andarlo a vedere. È un frigorifero anche questo, se si vuole comandare da remoto o comunque monitorare, consuma pochissimo, tutto collegato al mio impianto, tutto 12V. Da quest'anno ho anche un forno elettrico che per adesso ho usato un paio di volte ma che comunque eh, c'è e si può utilizzare quando eh, l'impianto è completamente carico, possiamo utilizzarlo per fare il pane, per fare una torta, quindi è uno strumento in più che praticamente mi è stato regalato, può tornare per l'appunto utile per fare delle cose che magari è difficile fare sul focolare o nel forno a legna che, che ho per la pizza per esempio, o sulla stufa. Mi permette di avere delle possibilità di preparare delle cose in più tramite sempre l'ausilio della tecnologia, quindi tramite l'utilizzo della corrente generata col fotovoltaico. Ecco, queste sono alcune delle applicazioni che sono in grado di gestire da remoto, quindi per esempio qui abbiamo la centrale meteo, vedete mi dà tutti i dati attuali, esternamente abbiamo un grado e mezzo, sono poi tutti i grafici a disposizione ho la possibilità di guardare le videocamere da remoto ecco questa è una delle videocamere che oltretutto mi fornisce notifiche in tempo reale nel caso di passaggio di animali o, o persone, adesso in questo momento la connettività è un po' lenta, comunque funzionano molto bene. Questa è una delle cose che non ho mai mostrato, ma che secondo me è geniale. Un telone per proiettare tramite un piccolissimo proiettore che funziona con una batteria integrata, quindi basta collegarlo ad un power bank, lo piazziamo su un cavalletto, colleghiamo una Fire Stick, quindi una chiavetta che ci permette di avere su Netflix, Amazon Prime, insomma, un qualsiasi portale di streaming video e noi praticamente abbiamo il nostro cinema in baita. O oh, cosa particolarmente bella, in estate il cinema all'aperto. Quindi, una cosa che pensarla 15 anni fa era assurda: in un proiettore così piccolino e portatile che funziona con una batteria, oggi si può fare e oltretutto con anche un costo abbastanza basso diciamo comunque la qualità video è, è buona considerando che non è neanche un top di gamma questo proiettore ce ne sono di molto migliori comunque è un bel intrattenimento alla sera ci si mette sul divano con la sua accesa si guarda un film si guarda un documentario quindi è un buon modo per intrattenersi in modo piacevole l'inverno poi quando guardo un film utilizzo anche questa che è una coperta riscaldata quindi funziona tramite una presa 220 ha dentro una piccola resistenza si scalda e ci permette di avere un comfort ulteriore insomma anche se la stufa scalda bene in inverno fa freddo i muri in sasso fanno fatica a scaldarsi bene. Questo ci permette di stare veramente al caldo. Eh, oltretutto, senza per forza di cose buttare dentro tonnellate di legna cioè, per cercare di avere 25 gradi in baita. Con questa si può anche, in un certo senso, risparmiare. Io la utilizzo già da diverso tempo, e, e anche se avete un ospite, se c'è una ragazza che viene a trovarvi è uno strumento che sicuramente viene gradito molto. no? L'ultimo oggetto tecnologico che vi voglio mostrare in questo video, poi ci salutiamo, è il boiler, ma non solo questo, adesso vi spiego meglio. Questo comunque è un boiler classico, boiler da 30 litri elettrico, assorbe circa un e mezzo 30 litri fanno la doccia a due persone, oppure una persona fa una doccia molto molto lunga. Si scaldano in circa in mezz'ora l'acqua è molto calda funziona molto bene e l'ho eh, collegato tramite wifi al modem quindi cosa succede? che io posso gestirlo da remoto per gestirlo da remoto deve essere collegato a una presa di corrente ho portato qua una presa di corrente dall'impianto interno che è collegata a sua volta a una presa smart quindi come funziona? Per evitare di tenere accesa sempre la 220 e di tenere acceso sempre il boiler, io all'occorrenza attivo la corrente 220 nell'impianto, attivo la presa smart, il boiler si attiva e scalda l'acqua. E questo lo faccio da remoto. Perché lo faccio da remoto? Perché nel momento in cui è una giornata di sole, le batterie sono piene, io sfrutto l'energia in eccesso che non va più ad accumulare le batterie per scaldare l'acqua prima di venire qui in modo che ho oh, nel boiler dell'acqua calda l'energia viene assorbita dalle batterie completamente cariche che nell'arco della giornata avendo a disposizione ancora della luce solare si continuano a caricare quindi io quando arrivo qui trovo il boiler già con l'acqua calda magari non è a 60 gradi ma è a 55 perché nel corso del tempo ha perso qualche grado ma basterà Quel pochino di energia per farla arrivare a 60 gradi. Comunque, questo è un boiler che mantiene la temperatura fino a 24 ore. Dopo 24 ore la trovate tiepida, però comunque la mantiene la temperatura. Quindi è un sistema anche questo di ottimizzazione del, delle batterie, dell'energia per cercare di gestire al meglio per l'appunto tutti i consumi. Cercherò di essere più chiaro nella spiegazione, che magari forse non è chiarissima, mostrandovelo proprio. Praticamente, quindi, questo è il mio bluetooth, il mio impianto. Attivo la corrente alternata ovunque io sia, sono a 200 km di distanza e prevedo di tornare alla sera in baita. Attivo la corrente alternata. In questo momento il boiler non è attivo. Vado sull'applicazione della presa smart, che è questa qui, una presa smart con, che ho contrassegnato con baita. Io la attivo e in questo momento il boiler è acceso. Accendendosi il boiler si attiva la connessione al modem. Quindi io poi vado sull'applicazione del mio boiler che è questa qui e adesso mi dà scaldabagno elettrico online, ricco sopra, temperatura attualmente mi segna 5 gradi. Riscaldamento: 113 minuti rimasti. Quindi adesso mi dice che per scaldare l'acqua fino a 60 gradi ci vorranno 113 minuti, quindi ben oltre le, i 30 minuti che vi dicevo prima, perché adesso fa freddo e le temperature sono molto più basse. e Quindi questo è tutto gestibile da, da remoto. Quindi, io in una giornata come questa adesso esce il sole, le batterie sono praticamente cariche. Faccio andare l'acqua calda, sfrutto l'energia in più che non avrei potuto accumulare per produrre dell'acqua calda di cui usufruirò quando arriverò qui. Per questo video è tutto, spero che abbiate trovato interessante in qualche modo questo contenuto un po' diverso dal solito, più che altro per rispondere anche ad alcune curiosità. Quindi ci vediamo al prossimo video, adesso vi lascio con qualche paesaggio che a breve vedremo perché le nuvole si stanno dissolvendo gradualmente, quindi... Adesso qui davanti ci sarà un paesaggio meraviglioso delle montagne coperte di zucchero a velo praticamente. Quindi vi lascio con queste bellissime immagini. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao da Luca. Alla prossima.